momento in cui esiste l'asintomatico che è portatore di virus, la sicurezza al 100% non esiste in nessuna parte d'Italia. Inutile essere ipocriti. È chiaro che bisogna adottare ogni misura necessaria. Noi stiamo approntando un protocollo di sicurezza per i turisti perché in Sicilia possano, potenziando anche alcuni presidi, trascorrere l'estate in un clima di serenità e consentire alla nostra isola e ai nostri imprenditori una boccata d'ossigeno. Lo faremo a partire dai primi di giugno, lo faremo d'accordo con gli altri governatori e con il governo centrale. Verrà chiesta prudenza, verrà chiesta l'adozione, il rispetto del protocollo di sicurezza. Perché anche in questo senso abbiamo chiesto la collaborazione degli albergatori e degli operatori turistici. Bisogna essere molto prudenti, ma bisogna anche avere il piacere e la voglia di rilassarsi in una terra come la nostra, che è una terra di incanto e nella quale arrivano già richieste e prenotazioni di migliaia e migliaia di turisti. Capiremo come poter selezionare gli accessi per evitare gli assembramenti che, come sapete, sono assolutamente proibiti. Abbiamo detto che adotteremo un protocollo di sicurezza e nel protocollo di sicurezza saranno resi noti tutti gli accorgimenti che riguardano anche la provenienza del turista. Però non possiamo operare discriminazioni, facciamo appello al senso di responsabilità di chi arriva in Sicilia e di chi lo accoglie.